Ciao da Mario Kelda 2010 di coachingmtt.com, sito con il quale da 4 anni, quasi 5 anni ormai, aiutiamo giocatori amatoriali, ricreazionali, appassionati di tornei a sviluppare un gioco solido per i tornei, per gestire bene tutte le fasi di gioco, per gestire bene mani più complicate, senza studiare come un grinder che vive e respira poker da mattina a sera e gioca migliaia di tornei ogni anno, a volte migliaia ogni mese. Quindi cosa facciamo in questo video di oggi? Un'operazione molto particolare che non ho mai fatto in questa formula ed è prendere alcuni dei commenti che mi sono arrivati sui post pubblici delle sponsorizzate e rispondere in un video che così dà una risposta alle persone veramente interessanti per me. Perché faccio questa premessa? Perché ho detto queste parole? Perché personalmente di tutti i commenti che ricevo sotto le sponsorizzate, di tutti gli insulti, di tutti gli attacchi personali, non me ne frega assolutamente niente, perché a livello personale non la vivo assolutamente male. Essendo su internet, promuovendo su internet, accetto che ci sono una serie di persone a cui posso stare antipatico, può stare antipatico quello che faccio e decidono di commentare sotto i miei post con un certo astio, può succedere, va benissimo. Però il lavoro che faccio, quindi passiamo al punto di vista professionale, è rivolto non a quelle persone che commentano con astio, perché io non posso andare ad aiutare il poker di queste persone, perché di base stanno mettendo una barriera contro di me, come appunto una grande muraglia cinese contro quello che può essere il mio lavoro, il fatto che si possa migliorare nel poker, e quindi non sono sensibili all'apprendimento. E non posso aiutare queste persone in nessun modo, però rispondo a tutte le persone che invece possono leggere un commento, sono aperte al confronto e a capire che ci possono essere opzioni, una via di studio e di apprendimento che non è ovvia, però esiste, è sviluppata e ormai da 50 anni si scrivono libri sul poker e da una decina di anni si studia a un livello di profondità assurdo, e quindi a queste persone che sono più aperte verso lo studio io rispondo, e questo video vuole essere un test dove andiamo a commentare quelle che sono le risposte più comuni, più frequenti che ho ricevuto, e sono 249 commenti, non risponderò a tutti, però vediamo un po' alcune cose interessanti. La prima, forse divertente, è questa qua: come commerciale è un bel futuro, come giocatore di poker, puntini puntini. Infatti, questo tu l'hai capito da solo e hai fatto questo bellissimo video. Intanto, grazie Costantino per il bellissimo video. Hai ragione, piace anche a me, piace anche alle persone che lo vedono. Però, siccome stiamo parlando di un video di gennaio 2021, e le persone giustamente mi hanno mosso negli anni tante volte questa critica, io la risposta che ho dato è attraverso questi post che rappresentano quattro vittorie emblematiche. Mettiamo più grandi, questo è il torneo Winter Series di 2 giorni fa, l'ho fatto primo per 10.700 euro. Questo è il PKO Series 30 euro Automax, dove ho fatto primo per 5.000 euro a dicembre 2020. Questo è l'Afternoon, dove ho fatto terzo a novembre 2020, 18 novembre. E questo qui è l'ICOP, dove ho fatto terzo ad ottobre, 29 ottobre 2020. Quindi stiamo parlando di risultati recenti. Ho messo i quattro più importanti, era divertente farlo mese per mese. Ci sono tutti gli altri tornei che ho giocato, visto che un pochettino ho grindato, e non ho messo i tornei più piccoli con le vittorie da 600, 700 euro, 1000 euro e
Quindi, però, diciamo che una persona che mi scrive un commento del genere, non mi riferisco alla persona specifica, è la prima volta che sento Constantin, non, però questo commento l'ho ricevuto centinaia di volte. La risposta che posso dare è questa: se però una persona continua a dire ok, come giocatore non vali niente, sai solo vendere, eccetera, c'è un problema di fondo. Quindi o siamo nella dimensione in cui il poker è tutta fortuna, e allora non ha nessun senso parlare di una persona valida come giocatore o no, però se accettiamo che c'è la possibilità di studiare nel poker, allora i risultati e la costanza con cui li sto ottenendo, mi hanno anche comunicato la stelletta argento su Sharkscope, quindi qualcosa avranno come impatto, come dato oggettivo, e quindi la considerazione che fanno molti: ok, vinci, insegni, vendi bene, ma non puoi insegnare. Vendi bene, ma non puoi insegnare perché non sei non vinci, non giochi da. Prima mi dicevano non giochi da 4 anni, tutte queste cose qui. Trova sempre meno spazio. Però, nonostante risultati oggettivi e importanti, le persone continuano a avere questo in testa, alcune persone continuano ad avere questo tipo di pensiero in testa proprio perché non, certe cose, certe risposte continuano ad esistere nonostante dei dati oggettivi. Io non posso e non voglio neanche cambiare le idee delle persone che non vogliono cambiare l'idea, non mi interessa niente. Io ci sono dei riferimenti, parlo alle persone che hanno una sensibilità e vogliono accettare determinate cose, come funzionano, anche in base a tutta una serie di dati che possiamo avere, e basta. Quindi andiamo avanti. Questo è un altro commento interessante. Sarai sicuramente un buon giocatore, Mario, ma leggendo ciò che era scritto sopra, la frase "uno dei pochi al mondo", mi sono fermato lì. Il riferimento è a una frase che ho scritto in questo post, dove dico: oggi sono tra le pochissime persone al mondo con una grande esperienza diretta con moltissimi appassionati che vogliono e hanno bisogno di migliorare in fretta il loro gioco nei tornei. È molto interessante questa frase, e ti spiego perché è vera. E io non ho detto che sono il migliore al mondo a giocare i tornei di poker, non ho detto che sono il migliore al mondo a giocare, o il migliore del mondo a insegnare, non ho detto questo. Ho detto che sono tra le pochissime persone al mondo con un'esperienza diretta con moltissimi appassionati che vogliono e hanno bisogno di migliorare in fretta il loro gioco dei tornei. Perché è vera questa frase? Perché puoi venire a smentirmi, provare a smentirmi in qualsiasi momento, ma non puoi riuscirci? Perché anche qua ci sono dei numeri solidi alla mano. Intanto perché io non conosco nessuna scuola di poker al mondo, forse ce n'è una, però in americano, in inglese in genere non sono sempre ad approfondire sul pezzo quello che fanno dei colleghi coach che hanno delle scuole, però in Italia sicuramente so chi c'è, e il 90% delle persone che vedo fare formazione, forse pure il 99%, si rivolge in modo diretto o sostanziale a grinder o persone che giocano, o comunque il prodotto, il processo di formazione che propongono è rivolto al modello grinder, cioè alla persona che si vuole mettere a giocare migliaia di tornei l'anno e vuole imparare il poker in quella dimensione lì. Dove sta il problema? Il problema è un po' come se tu fossi completamente bianco di inglese, di tedesco, conoscessi un po', so, le classiche parole che uno fa così, che impara per gioco, o frasi brevi che ne so, che però sono frasi, non è che sai parlare una lingua. Cioè, io so delle frasi in francese, però non posso parlare in francese, anzi,
Addirittura io sono a un livello che se mi metti davanti un testo francese te lo so leggiucchiare e più o meno lo seguo senza troppe complicazioni, però sono lontanissimo dal poter studiare in francese, parlare in francese, ascoltare in francese. Nel poker succede lo stesso discorso, dove la lingua comune è il pokerese, il programma comune del coaching è in pokerese ed è fatta per gente che parla pokerese da anni e che è immerso in una cultura di poker da anni. E io mi sono accorto che tante cose non passano a livello di coaching, a livello di insegnamento, proprio perché io per la prima volta in modo specifico con un progetto dedicato con degli investimenti anche importanti, mi sono rivolto a persone appassionate di questo gioco che affrontavano con criteri da me ritenuti molto sbagliati lo studio nel poker e quindi avevano tutta una serie di difficoltà nell'organizzare le informazioni, nel riceverle, nel capirle, perché un conto è se tu ascolti un giocatore forte, ok, bello, figo, ok, fa quello che io vorrei fare, che io sognerei di fare. Ma una volta che hai pagato il giocatore forte, la finisce quello che lui e come lui contribuisce nella tua vita pokeristica, e inizia quello che tu hai capito di ciò che lui ha detto e come lo hai messo in pratica. E qui entra in gioco il grosso del problema, che le informazioni che hai ricevuto in pokerese sono complicate da gestire per la tua situazione specifica, per il tuo torneo che vai a giocare a un livello più basso, nei circoli o nei tornei dal vivo che puoi frequentare, che vai ad affrontare, anche con il livello di allenamento che puoi fare. Io faccio spesso l'esempio tennistico. La tattica di gioco dipende da quello che tu sai fare a livello tecnico, e se io sono Federer che sa fare una battuta super precisa e mette la palla dove vuole a 180-190 km/h, poi è facile andare a costruire il colpo successivo come un vincente che mi dà il punto. Quindi faccio servizio e dritto e faccio il punto. Bene, c'è un problema. Io non sono Federer, la battuta non la faccio a 190 km/h esterna precisa dove voglio metterla e quindi non mi apro il campo, come si dice in gergo tecnico, per fare il punto. Quindi io tiro una palla mediocre, il mio avversario mi risponde e io non ho la possibilità di fare il punto subito direttamente, ma il punto lo devo costruire in un altro modo. Questa è una delle tante differenze tra un giocatore che è molto esperto e allenato e un giocatore che è un giocatore mediocre, non perché sia uno scemo il giocatore mediocre, semplicemente perché se tu sei un appassionato, un giocatore ricreazionale e non ti alleni quanto un giocatore che respira poker da mattina a sera, è inevitabile, a parità di intelligenza, uno è più allenato e più forte, uno è più scarso perché determinati concetti non li ha. Il programma che ho costruito e che continua a migliorare funziona su questo. Con questo focus centrale parte da questa consapevolezza. Altre persone nel mondo che hanno questa stessa consapevolezza io non ne ho viste. Ripeto, forse ce n'è uno che fa un lavoro un pochettino simile a livello internazionale. Non l'ho controllato più di tanto, non l'ho studiato, perché diciamo che il lavoro che produco dai corsi non viene da quello che producono gli altri. Intanto mi piace sapere quello che c'è in giro, ma tutte le informazioni dei miei corsi non sono scopiazzate da nessuno. Quindi questa è un'altra cosa che ci tengo a fare. So che ci sono dei corsi che vengono un pochettino scopiazzati o per ispirazione dal contesto in cui vengono, cioè vengono proprio, si traduce il format applicato in Italia, a volte proprio sono stati copiati pari pari e non mi interessa come lavorano gli altri, a me interessa servire al massimo delle mie possibilità questo tipo di categoria che ho definito e quindi ho 0% di materiale copiato, 100% di materiale originale, che chiaramente se ci sono delle informazioni non è che ho inventato il poker, però
il protocollo didattico, possiamo chiamarlo così, il metodo di studio, il metodo di lavoro che seguiamo è completamente organizzato su base personale e sono una delle pochissime persone al mondo che lo fa. Perché dico che ho un'esperienza diretta con moltissimi appassionati? Perché ho tantissimi corsisti, ho tantissime persone che hanno comprato il libro, le ho sentite, ci ho parlato, mi sono confrontato, ci ho lavorato, ci ho fatto delle lezioni private, ho provato a masticare, a organizzare tutto il tessuto di informazioni che trasferisco ad un livello che può essere funzionale per le persone che mi ascoltano, non per Filaive. Io non sto insegnando a Filaive, quindi questo è un pezzo. Poi, se una persona vuole seguire un altro percorso, può tranquillamente farlo, a suo rischio e pericolo, nel senso che se tu vai ad allenarti con Roger Federer non vedi la pallina. Quindi o sei abbastanza forte per sostenere il suo livello, ma se sei troppo lontano rischi di fare più danno che altro. Marco qua scriveva per provare a rispondere a delle persone che, Marco per esempio, ho sempre letto dei commenti che cerca di provare a far ragionare queste persone che parlano di poker truccate e tutto il resto, però cioè io personalmente non riesco a gestire tutto questo lavoro di rispondere alle persone, anche perché, come ho detto nell'introduzione, non mi interessa. Andrea consiglierebbe molto di comprare un dizionario di poker. Ah, ecco, questo qua è un altro commento molto interessante. Ma te che insegni il gioco del poker, quanti EPT hai vinto? Questa è un'altra domanda molto così, che non posso definire in modo utile, diciamo, per migliorare il poker. Perché intanto il contesto di gioco, semmai, non è quanti EPT ho vinto perché non ne ho mai giocato nessuno e non mi interessa giocarne, ma soprattutto andiamo sempre in un lavoro relativo e non assoluto, cioè io non devo e non voglio insegnare. Se io insegno dal 2016 e ho un sacco di gente che è contenta di aver comprato i corsi, che è contenta e continua a comprarli dopo anni, un motivo c'è. E il motivo sta sempre nel fatto che io insegno e contribuisco alla crescita pokeristica di persone che intanto ne sanno meno di me in questo campo specifico, altrimenti sarebbe strano che una persona che ne sappia più di me impari da me, ma ancora una volta nessuno sta parlando di portarti a giocare l'EPT. E quelle informazioni che andiamo a gestire, ad esempio sul livello EPT, quindi su un livello difficile di gioco, intanto le tratta una persona che ha esperienza in, non so se ne ha giocati centinaia di EPT, che è Giuliano Bendinelli, e che è arrivato quarto alle World Series of Poker ad un passo dal braccialetto, che ha vinto tornei importanti online e dal vivo, che ha esperienza. L'altro giorno gli ho chiesto: ma senti, tu che esperienza hai con giocatori come Negreanu, come Filaive? E mi ha raccontato un pochettino di aneddoti. Lui ha questa esperienza e quindi a un certo livello, se vuoi imparare il corso, il suo, quello di riferimento, però non stiamo parlando di giocare l'EPT. Nessuno qui sta parlando di giocare l'EPT, né giocare l'EPT ti qualifica automaticamente come una persona in grado di insegnare a giocare l'EPT, perché questo è un altro problema devastante che si crea a livello di valutazione di un coach. Perché? Perché una persona che vince nell'EPT possibilmente non sa parlare al tuo livello per spiegarti le cose. Non ha delle abilità di divulgazione, didattica, che ti permettono di imparare da lui, e quindi non te ne fai niente di un campione EPT. Non te ne fai niente.
è letteralmente irrilevante. La cosa rilevante è quanto una persona da cui tu impari può contribuire a migliorare il tuo livello di poker nei tornei di riferimento che ti interessano. Se poi questa persona ti insegna a migliorare a poker, e non ha mai giocato una mano di poker, va bene comunque. Può essere più efficace del giocatore PT. Ora dico una cosa che forse farà ridere qualcuno. L'altro giorno parlavo con un giocatore di poker, non sono io a dire questa cosa, però mi è stata riferita da un giocatore di poker che con me, con la mia scuola, non c'entra niente. E lui mi ha detto: Mario, io sono migliorato a poker, però ora appena te lo dico ti metterai a ridere. Io sono migliorato un sacco a poker leggendo la Bibbia. Come? Sì. Adesso si è messo, si è letto la Bibbia ed è diventato più forte a giocare a poker. Perché? Non lo so. Andiamo a vedere se poi è vero, se non è vero, se questa lettura gli ha potuto dare un beneficio diretto o se leggere qualsiasi altro libro avrebbe fatto lo stesso. Però lui sostiene che determinati concetti che ha preso dalla Bibbia, da alcune parabole, eccetera, lo abbiano aiutato a inquadrare meglio delle situazioni nel gioco e l'hanno portato a migliorare. È un esempio estremo, non voglio giudicarlo, però voglio rispondere al fatto che non conta niente se tu hai vinto l'EPT. Se tu hai vinto l'EPT, forse significa che sai giocare a poker. È abbastanza realistico visto che l'EPT è un torneo molto complesso, ma quanti EPT hai vinto non vuol dire niente. Quanto io sono in grado di moltiplicare le tue scelte ad un tavolo, le tue scelte corrette ad un tavolo da poker, questa è la domanda che va fatta. Daniel mi chiede il numero di telefono di PokerStars, non lo so, è tipo quando chiede il numero di telefono ad una ragazza. Alessandro, giustamente provo un po' a difendere il mio lavoro. Chi nasce pollo come me non può diventare tacchino, non so bene quale sia l'accezione di questa frase. Questa è una frase che è emblematica. Dimenticavo di dirvi un particolare: quelli che arrivano al tavolo finale sono sempre i soliti, ma guarda che coincidenza! E infatti è emblematica perché, cioè, se c'è un'abilità è normale. Se Federer, Djokovic e Nadal si dividono tutti gli slam, o è truccato lo slam, o sono più forti degli altri. Puoi fare tutto, ecco, questo è un altro commento importante. Arriviamo a una mezz'oretta di video, poi stacchiamo perché così non lo teniamo lunghissimo. Puoi fare tutti i corsi che vuoi, ma online sarà sempre una truffa. Già basta quanto ho giocato, sono scoppi su scoppi, ho fatto un altro account, la stessa cosa. Live, grazie a Dio, non mi posso lamentare, sarà una coincidenza. Non credo, ciao e buona serata. Ecco qua, questa è una a vari livelli di risposta. Intanto, qua stai dando della truffa a gente che lavora online in modo legale, che con tanto di protocolli di controllo, quindi diciamo che non è proprio una cosa carina da fare, per usare un eufemismo. Però posto che il video sul povero online truccato c'è su YouTube, potete vedere quello, non mi interessa rifare la spiegazione qui. Scoppi su scoppi, il problema è percettivo, visto che online giochi 10 volte le mani che giochi live, e soprattutto gli scoppi dei ricordi, quanto scoppi tu non te lo ricordi. La questione anche qui psicologica, ricordi molto di più il dolore che il piacere. Per farti un esempio, io man mano che andrò avanti nel tempo tenderò a ricordare meno, o comunque in modo lieve, il fatto che ho vinto un torneo su 1779 persone per 10.700 euro l'altra sera. No, in realtà forse qualcosa in più ho vinto, non mi ricordo quant'è che ho cashato, 11.000, una roba del genere. Però
È successo altre volte, un ricordo molto sbiadito di quando ho vinto l'Eldorado, di quando ho vinto il Domenicale su Sisal, di quando ho vinto il Sunday Master, di quando ho vinto un satellite da 10.000 euro. Quello me lo ricordo perché era particolarmente intenso in Zappo Winner Takes All contro Vito Planeta. Dell'Eldorado mi ricordo che ho scoppiato Vito Planeta nel tavolo finale, ad esempio, quello è un altro ricordo che emotivamente ha impattato tanto. Però mi dicessi quanto ho vinto, non me lo ricordo, mi dicessi delle informazioni concrete riguardo a quella vittoria, non mi ricordo niente, della volta in cui ho perso 10-10 contro scusami, KK contro 10-10 nella prima mano del tavolo finale del Sunday Special, dove sarei andato chip leader, primissima mano, me lo ricordo e me lo ricorderò a vita perché è una sensazione negativa. Questo è una cosa, il piacere si ricorda molto meno del dolore. D'altra parte, un altro esempio, noi siamo fortunatissimi in questo momento a vivere in un mondo dove, nonostante il problema della pandemia e di tutto il resto, abbiamo più o meno tutti i vari livelli di comodità, però ad impattare su di noi non è il piacere di essere tranquilli e poterci proteggere, ma il dolore derivante dal fatto che ci privano di fare determinate cose, di farci la nostra vita. Quindi anche là, piacere e dolore, il dolore impatta di più sulla percezione che abbiamo. Ho fatto un altro account, spero sempre non sulla stessa room, se quella room non ha altre skin, perché sennò è illegale. La stessa cosa, live invece non mi posso lamentare. Intanto sarà una coincidenza? Forse probabilmente sì, quasi sicuramente sì. Live, che cosa vuol dire live? È l'EPT di cui parliamo prima contro gente molto forte. È un torneo medio, tipo i tornei da 500, da 200 che ci sono nei casinò dal vivo, dove sì, ci sono dei giocatori forti, però i giocatori forti sono disadattati al live e quindi perdono un po' rispetto ai giocatori a come sarebbero a giocare online, e ci sono comunque tanti giocatori scarsi, e quindi sulla parte dei giocatori scarsi te la giochi un po' a pari abilità e quindi un po' per fortuna. O stiamo parlando del torneo da circoletto dove sono tutti giocatori che non sanno neanche le regole e quindi tu sei il più forte in quel contesto o sei a parità degli altri e quindi è avete tutti un biglietto della lotteria e lo giocate. Perché è questo un po'. C'era un mio amico che faceva questa metafora dei biglietti della lotteria. E lui dice: quando ti iscrivi a un torneo, stai giocando una lotteria e di solito entri e hai un biglietto. Però ci sono alcune persone che sono molto scarse e che hanno un solo biglietto, altre persone che crescono e sono più forti hanno 5 biglietti per lo stesso torneo, 20 biglietti, 100 biglietti. Più sei forte, più aggiungi il numero, più entri nel torneo con più biglietti della lotteria. Quindi, se tu entri in un torneo online dove ci sono tante persone forti, hai meno biglietti della lotteria. Se tu entri in un torneo dove ci sono persone scarse, hai più biglietti della lotteria. Quindi live è anche un contesto dove si gioca con meno gente di solito. Quindi possibilmente non è una coincidenza perché è più facile arrivare, eccetera, è più facile arrivare su 30 persone che su 2000 persone, quindi sono tante cose che sì, può essere una coincidenza perché può essere completamente casuale, e se anche non fosse una coincidenza è normale perché la matematica è diversa, non perché online è truccato, perché la matematica è diversa. Batte la varianza, far esplodere il server, discorso simile. Ecco qua un'altra persona che dice, parla di server, ho giocato per anni, inizialmente andavo benino, ma poi ad un tratto sono accadute cose inconcepibili, assurde per quasi un anno. Perso addirittura, è impossibile perdere con scala reale contro scala reale migliore, cioè perché tu hai scala reale, quindi intanto non puoi perdere contro scala reale migliore a Poker Texano perché non è come la regola, come quando fuori piove che il cuori batte il quadri. Quindi con la scala reale a Poker al massimo puoi dividere il piatto,
che però non puoi avercela una scala reale a poker texano, perché l'unica scala reale con cui puoi dividere il piatto è se a terra c'è Asso K, Dama, Jack 10 dello stesso colore. Quindi partiamo dalla regola base. Quindi se poi questa persona intendeva che con scala reale ha perso con scala colore ha perso contro una scala colore più alta, allora è un altro discorso, però già siamo in un regime di in una dimensione di inesattezze che va specificato. Quindi queste sono poi le cose. Addirittura qua c'è un'altra denuncia pubblica presunta, da cui ci dissociamo completamente, sulle poche rumo truccate, eccetera. Vabbè, non diamo gli spazio perché non mi interessa parlarne. Non so chi sei, non gioco a poker mai da anni, non sono in target, mi dispiace, mi piace molto Azzo, mi piace il Covid, come hai strutturato il funnel, ti faccio i miei complimenti, specialmente se hai fatto tutto da solo. Grazie Maurizio, non avevo letto questo commento, però ti ringrazio. Il libro si chiama Non perdere le mutande, che a questo punto possiamo anche andare a trovare, perché siamo arrivati alla fine di questo video. Quindi il video te l'ho fatto per testare un format nuovo. E adesso quello che è il mio invito è: se non ti frega niente del poker, da imparare il poker, eccetera, e vuoi, sei curioso, eccetera, o vuoi semplicemente commentare e fare raccontare quanto il server sia cattivo con te, eccetera, ok, non è una cosa a cui mi interessa dedicare tempo. Se vuoi imparare dai miei materiali e vuoi iniziare un percorso attraverso il corso introduttivo che ho preparato, c'è questa pagina che si chiama coachingmtt.com/corso-introduttivo. Trovi il link da qualche parte anche nel video. Vai sulla pagina, trovi un video di 53 minuti dove spieghiamo tutto il corso introduttivo. Puoi andare qui ad acquistare Non perdere le mutande 2.0, c'è il libro, ci sono altri corsi di supporto al libro in formato video, ricevi subito i videocorsi e il libro te lo spediamo, arriva in tempi tecnici di spedizione. Sicuramente il migliore tra i tanti libri letti sull'argomento, scritto bene e di facile comprensione, più che un libro lo considero un manuale da studiare con argomenti interessantissimi che ho già riguardato più volte, come l'autopsia di una scelta difficile, protezione e gestione dello stack, il gioco short stack. Infine, ti ringrazio per la disponibilità e la professionalità che dimostri tutte le volte che ti contatto. Insomma, qua c'è tutta la pagina, cosa imparerai, eccetera. Puoi guardarla, puoi prenderti del tempo andando su coachingmtt.com/corso-introduttivo. Spero che sia stato interessante dare delle risposte dal mio punto di vista per le persone che effettivamente possono essere interessate o che possono avere curiosità nel capire come la penso io su determinate tematiche comuni che poi emergono attraverso le domande. Ripeto, se tu stai costruendo una muraglia cinese che blocca tutte le informazioni che possono aiutarti a giocare meglio a poker, io sono troppo distante da te per darti un contributo. Però se sei una persona interessata all'argomento, che vuole migliorare, vuole capire come portare a una dimensione di gioco migliore il suo poker, che vuole capire come migliorare anche se non ha la possibilità di studiare come un grinder che respira poker da mattina a sera, questo è un buon punto di inizio e quindi ti invito a controllare il corso introduttivo e ad unirti al gruppo dei corsisti. Ciao da Mario, Keldar 2010 di coachingmtt.com.